Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, cominciamo questa nostra sessione di video per la cosmesi, ma non soltanto per la cosmesi. La prima cosa che voglio recensire è un libro che ho letto e ho finito proprio quest'oggi. Ve lo mostro subito. Non so se si vede, ve lo faccio vedere meglio. Si vede sempre il contrario. Comunque, il giornalino di Giamburrasca di Vamba. Ok? Io questo in realtà l'ho preso da un amico che vendeva uno stock di libri e niente, praticamente l'ho preso, lui l'avrà pagato in offerta, non so dove, a 2,90 euro, costava 4,90 euro. Io oggi questo l'ho finito. In realtà sicuramente alle scuole medie l'abbiamo preso come libro da leggere in sessione, diciamo così. Poi io sinceramente penso di non averlo mai comprato in vita mia, di non averlo mai letto se non sentito. Comunque finalmente l'ho letto. Ci ho messo 3-4 giorni perché in realtà ce ne avrei messi due, però in questi giorni mi annoiavo un po', insomma, quindi l'ho preso, poi l'ho ripreso e oggi l'ho finito. Devo dire la verità. È carinissimo, è veramente un libro di narrativa per ragazzi simpaticissimo che va letto e vi dico la verità, se non avete pause, se non avete nulla da fare, in 2 giorni veramente lo finite. Perché vabbè, dopo ecco, magari lo cominciate, io per esempio ecco, sono arrivata il primo giorno a finirlo a 120, alla 120esima pagina e poi dopo la 120esima pagina diciamo l'ho finito. Niente. Voi credo che parecchi di voi conoscano Giannino Stoppani, quindi proprio il bambino di questo Giamburrasca che è proprio Giannino Stoppani, che fa scherzi a profusione in continuazione sia ai genitori che alle sorelle, al cognato, addirittura arriva ecco, a fare una giornata in casa di cose di magia. Si ritrovano tutti nel salone principale della sua casa, si ritrova a fare questi giochi di magia, però stranamente, neanche tanto stranamente, insomma, questo bambino prende una pistola con pallini di piombo, mi sembra, qualcosa per giocare soprattutto. Comunque spara al cognato, al futuro cognato, colui che sposerà la sorella, mi sembra Ada. Comunque, vabbè, involontariamente fa tanti dispetti, fa tante cose particolari, fa tante cose che poi lo chiudono anche in un istituto. Anche lì farà una serie di scherzi, anche con altri bambini dell'istituto. Insomma, vabbè, io vi dico soltanto di leggerlo, se nel caso non l'avete letto, perché è inutile che stia qui a parlarvi di questo giornalino di Giamburrasca, in quanto io credo il 99,9% di voi l'ha letto tranne io, ovviamente, però veramente se non l'avete letto vi invito a farlo perché è simpaticissimo. Quindi con questo chiudiamo questa cosa del libro. Poi voglio parlarvi di una cosa interessante che io veramente non sapevo. Vabbè, sapevo che si doveva fare, però non sapevo come farla. In questi giorni sono andata alla ricerca di un prodotto per pulire i pennelli da trucco. Allora, questo è il mio pennello per blush e fondotinta. Forse molti di voi lo conoscono, io l'ho preso da. Aspettate che non ricordo. Ah, c'è scritto, ignorante che non sono altro, ecco qua, Wicon, l'ho preso da Wicon. Ho speso per tutto il set di pennelli un occhio della testa, però pare siano buoni, le setole siano veramente buone. Adesso ho cominciato ad usarle in questi giorni, comunque ci ho steso il fondotinta. Siccome che tra blush e fondotinta, questi pennelli poi man mano si rovinano. Ho pensato di comprare un prodotto per pulirli. Sono andata in giro per Ischia e non ho trovato un negozio che fornisse un prodotto per pulire i pennelli. Quindi sono andata su internet ieri ed oggi e internet mi ha dato una buona soluzione eco-friendly ed economica soprattutto. Quindi mi ha detto che si può pulire in 2 modi. Il modo più semplice è acqua fredda e sapone neutro. Sapone neutro, ovviamente, se non vogliamo usare sul difficile, andiamo semplicemente, per esempio, con uno shampoo per bambini. Quindi prendiamo il pennello. Prima cosa ci dice internet di non mettere mai i pennelli sporchi in modo verticale, cioè così, o poggiarli così. Non so se vedete bene, poggiarli così o poggiarli così, perché i pigmenti che di fondotinta, cipri, di polveri liberi che si depositano sul pennello mettendolo in verticale cadono giù qui.
cadono giù sul qua e rovinano in effetti tutta la pianta delle setole. Quindi poi, lungo andare, in effetti le setole si rovinano e quindi dobbiamo buttare anche un pennello che in effetti ci è costato anche l'occhio della testa. Quindi io o faccio così, o come c'ho tutto il set dei pennelli, sta così, in effetti sta così. Quindi non dovrei correre il pericolo di rovinare questi pennelli. E quindi diceva internet che bisogna lavarli in acqua fredda e con uno shampoo neutro, quindi eventualmente con un po' di schiumetta del sapone. Poi dopo facciamo in questo modo la schiumetta, eventualmente prendiamo un po' di sapone, lo poggiamo sulla mano, facciamo fare un po' di schiumetta, facciamo così col pennello, lo facciamo diventare un po' schiumoso, poi sciacquiamo abbondantemente e pian piano anche con un pochettino di asciugamano morbido, carta morbida, asciughiamo le setole e lo lasciamo andare. Un'altra versione è invece che con il sapone e l'aceto, cioè fare sempre acqua fredda e aceto. Ecco, sempre l'aceto sulla mano, fare così col pennellino e sciacquare abbondantemente. Questi potrebbero essere dei rimedi per sciacquare bene i pennelli, cioè per tenere bene i pennelli a lungo e per pulirli per bene. Io dopo lo farò perché questo comunque c'ha tra blush e fondotinta è pieno e quindi bisogna assolutamente pulirlo. Un'altra cosa. Ieri non mi è riuscito il book challenge, quindi adesso vabbè, poi lo rifarò magari in prossimo mese, qualche tempo che ho un po' di tempo, così vi riporto al book challenge. Però precedentemente al book challenge stamattina ho postato una cosa che avevo postato su YouTube, quindi se vi va di vederla sono contenta, mi dite anche se è andata bene come video, eccetera, eccetera. Lì ho messo la mia libreria, ho postato tutto quello che ho nella libreria, perché la libreria è gigantesca, tra le cose che ho letto, le cose che non ho letto, le cose che voglio dare ad una mia amica, come ho spiegato nel video, e quindi via andare, come si dice. Qui non guardate la signorina con il reggiseno, comunque mi sono tenuta una scatolina dove metterò tutto quello che in quel mese, nel mio mese di aprile, ho consumato. In verità manca una cosa per gli uomini. Presi tempo fa diciamo, l'erboristeria un dopobarba che si chiama Corteccia, mi sembra erbolario, poi ve lo farò vedere successivamente, però ha detto Ottavio che era eccezionale come dopobarba, quindi io ve lo farò vedere. L'odore non lo so perché il tappino sopra dello spruzzino in effetti si è perso, si è rotto, non so che fine abbia fatto, quindi ve lo farò vedere poi. Però in effetti posso dire che, siccome lui ha detto che questo prodotto di erboristeria era veramente buono, lo consiglio a tutti i maschietti che ci sono in questo gruppo. Si chiama, è un dopobarba che si chiama Corteccia. Se lo trovate in erboristeria, voi dite così: Corteccia, quello là dell'erboristeria, sicuramente sa di che cosa stiamo parlando. Comunque, vi ho detto, ve lo farò vedere di sicuro perché ci sta ancora il campione vuoto. Poi prenderò pure il campione pieno perché lo dobbiamo prendere. Andando ancora avanti, i miei prodotti finiti di aprile sono questi qua, non sono moltissimi, però un po' ci stanno. Allora, questa. Prodotto di Botanica, preso all'MD, è una crema mani all'argan bio. In verità, vi devo dire la sincera verità, ancora l'odore si sente, è vuoto, ma non mi ha soddisfatto per nulla. Il tappino si è rotto, non so quando si è rotto, ma si è rotto, ma ho visto anche su YouTube le ragazze dicono che parecchi tappini si rompono facilmente. Comunque questa crema mani all'argan bio purtroppo non mi è piaciuta. Botanica dell'MD. Vedete bene, questa è 100 ml, presa un incredibile tempo fa, un incredibile mondo di tempo fa. Con olio d'argan bio, rapido assorbimento, pelle vellutata. Io tutta questa cosa non l'ho trovata in questa crema, quindi vabbè, se voi mi potete dire che l'avete usata, che vi è piaciuta, buon per voi. Io purtroppo la mia esperienza è negativa, quindi una cosa che, ok, buttiamo. Un'altra cosa, un profumo, finalmente questo è finito perché mi aveva anche stancato in realtà. Non so se lo vedete bene, vi dico io il nome. È di Avon. A me i prodotti Avon non mi sono piaciuti mai, però mi sono ritrovata questo perché l'ho preso, mi sembra, a Bottega Verde e stranamente ho trovato un prodotto Avon.
Comunque.